Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo giorno, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è martedì, il tempo è brutto. Bruttino, direi. Stamattina c'era la nebbia persino. Nulla, ho già attaccato la lavatrice. Adesso apriamo tutte le finestre e poi andiamo su. Io devo ancora lavarmi la faccia e cambiarmi. Nando è già sopra da tutte le parti. Ho lavato le tazze della colazione, sono le 8:56. Spegniamo qua. Nando, prendiamo questo e andiamo di sopra. Vestiti pronti da mettere perché sono ancora in pigiama. Qui c'è il casino, apriamo, ok, anche qua c'è ancora la sedia su, ok. Ora vado a lavarmi la faccia, mi vesto e poi iniziamo a fare qualcosa. Allora, questo qua è il corridoio, diciamo, delle stanze, no? E questo qua è il corridoio che va su nel sottotetto. Ieri è venuto il piastrellista, come vi dicevo prima, a finire di mettere gli zoccolini che in alcuni punti mancavano, quindi devo andare a passare un attimo bene l'aspirapolvere qua, poi questa roba che vedete qua, questo qui è un cartone dove dentro ci sono le mascherine nuove eccetera per le prese, la devo ancora finire di mettermi. Qui c'è del colore della stanza di Giulia, quindi dobbiamo andare a fare dei ritocchi, dobbiamo fare le convergenze. Qui c'è il secchio con il rullo, pennelli eccetera. Qui c'è il mio amico ferro, che l'ho usato ieri sera un attimo e poi l'ho appoggiato qua perché era caldo, avevo paura che i bambini si bruciassero. Ora vado a passare un attimo l'aspirapolvere qua, contro gli zoccoli proprio, così c'è anche qualche ragnatela, così tolgo tutto e via. Ce n'è anche una lì, ma non ci arrivo. Questo. Thank you.
lo stufo, spatole, lasciamo qua. Sul pavimento devo poi andarle a togliere bene, non è ancora finito perché ci manca vabbè il lampadario e di qua ci manca una scatola elettrica, quindi dovranno poi comunque rilavorarci sopra. Ok, allora io ho fatto i letti e ho tolto il casino. Quindi direi che sostanzialmente in ordine, anche qua da Giulio ho fatto i letti e ho lasciato in ordine, e ovviamente anche da me ho fatto i letti e ho lasciato in ordine, di modo da non fare sempre le stesse cose insieme. Ora vado a dare di nuovo velocemente un colpo al bagno e poi scendiamo di sotto che devo pulire il frigo, quindi devo pulire il frigo, è che non ho l'aceto. Adesso vedo un attimo. Vabbè, iniziamo a finire qua e poi a scendere, vediamo. Vado poi a dare una stirata alla scala perché anche questa è piena di polvere. Non ricordo più se arriva il filo di cima. La candela da sotto. Dovrebbe, non mi ricordo più. Se la tocco su di solito, no, ok, se la metto la panica.
Ok, allora qua volevo dare un colpo a questa finestra perché necessita di essere pulita. Qua ci sono i fogli dei bambini e adesso no, ma poi devo, perché stamattina volevo anche piegare e mettere via un po' di roba perché ho il mondo, però sono già le 10:20. Nando, per piacere. Nando, devi scendere perché devo finire qua. Mi sembra giusto. Anzi, ci passiamo la scopa per togliere le ragnatele fuori dalla finestra. Tutte le persiane, ma volevo comprare.
fatto pipì. Quindi dicevo, non volevo perdere troppo tempo. Nando, per piacere. A fare questo perché volevo fare almeno ancora un paio di cose, nel senso almeno pulire questa sala, spolverare bene. Niente, questo spruzzino ieri funzionava, oggi non ce la facciamo di nuovo. Facciamo così, ci manca solo l'ultimo qua. Perdere del tempo inutilmente. Vediamo, giusto un colpo alla struttura. Nando, se vuoi uscire esci, però vai. Fare più avanti e indietro che c'è già un casino. Dentro le strutture sono abbastanza pulite, c'è qualche segno delle mosche. Vado un momento a sciacquare, vediamo su sta polvere e poi forse con l'aspirapolvere è meglio, non vado bagnata. Quindi facciamo così, ok. Nando, vai. Poi uno dice, sei da sola. Ma c'è lui che mi fa i dispetti. Come il suo solito, perché Nando è un gatto dispettoso. Sciacquo un attimo la spugna. Più che abbiano una parvenza di decente. Perché siamo proprio al fondo. Bene. Mi pare che Tiziana mi abbia commentato nel video quando pulisco i vetri di chiudere la persiana. Non ho capito se lo dicesse per il sole, così non picchia contro i vetri, non lascia gli alunni, credo forse per quello. O se per paura che io cada sotto. Vabbè, qua siamo sotto, oggi il sole non c'è, quindi giusto per dare un colpo così, la lascio aperta. Ma lo farò sicuramente, credo che sia anche per gli alunni, perché so che se ci picchia il sole contro i vetri che rimangono allonati, ma qui non c'è stamattina. Nando, per piacere, su! Stamattina non c'è il problema del sole, perché proprio non ce n'è. E se è per me, per non cadere qua, è come se cadessi in terra in casa, più o meno, perché siamo di sotto e quindi. No.
c'è pericolo. Bisognerebbe farlo una volta tutta e poi mantenerlo, poi una volta, una al giorno, per dire lo fai. Ma adesso andiamo poi dietro, poi vediamo di organizzarci in una maniera di avere tutto pulito e sistemato senza impegnare tutta la giornata, anche perché io ho tantissimo anche fuori, ho tantissimo da stirare e quindi non è che posso stare tutti i giorni, tutto il giorno solo a fare le pulizie. Quindi devo trovare un'organizzazione che mi permetta di fare ciò. Recente. Vediamo subito un fatto qua. Sopra e alla TV. C'è due dita di polvere. Ok. Devo prendere uno nuovo di questi profumatori. Le palle quasi. Quasi finito. Ok. Io mi conviene prendere il panno però. Se lo trovo già dopo mano un po' eccolo qua, facciamo così. Ok. Devo comprare il mangiapolvere, quello lì che si struzza, costa per il legno. Appena vado a fare la spesa comprerò i guanti che Anna Luce mi ha già consigliato un po' di tempo fa e non ho ancora comprato, quindi prenderò sia i guanti e devo prendere il mangiapolvere per questi mobili qua di legno, non so se c'è qualcosa con la cera d'api, qualcosa del genere, in modo che non si rovinino, perché anche se vogliamo cambiarli, però sono belli e mi dispiace se poi si rovinano, quindi prenderò un prodotto apposta per il legno per spolverare questi mobili. Ora, non passerà molto che andremo a toglierli, però nel frattempo bisogna pure che io li pulisca. E quindi, ok, diamo una passata veloce, leggero lo schermo della TV.
sempre, però non è male lo schermo della TV qui. Che vuoi la polvere, vuoi le mosche, eccetera. Ok. Qui non bisogna fare pressione, bisogna passare molto molto leggermente senza fare troppa pressione, perché se no andiamo a rovinare lo schermo della TV. E anche queste, quattro volte ci passo semplicemente, ok, semplicemente il piumino, altre volte invece vado poi a proprio a pulirlo, perché c'è bisogno. Meno roba c'è in giro, meno roba c'è sui mobili e prima si riesce a mantenere. Io ho visto tanti video in questo periodo su YouTube che mettono le decorazioni per l'autunno, eccetera. Anche a me piacerebbe molto, però ovviamente prima di pensare a comprare le decorazioni per l'autunno e quant'altro, secondo ovviamente il mio punto di vista, io devo andare a comprare quelle cose che mi sono più necessarie, no? Quindi lascio indietro un po' soprammobili, cosine, le lascio indietro e una volta che poi avrò le tende, i tappeti, le lampade sui comodini, tutto quello che il tale lampadario lì, l'altro punto luce là, insomma, perché ti gratti tutto quello che vogliamo comprare, allora poi penserò magari anche a comprare ovviamente le decorazioni di Natale, sì, però diciamo che per il momento le decorazioni autunnali da me non vedrete il video perché non le ho, non vado a metterle, non vado a spendere al momento soldi per comprare la fodera con le foglie, piuttosto che, perché è una cosa che non mi è necessaria per il momento. Io sono molto, noi siamo molto, come si dice, in qualche modo, se volete, anche diversi, nel senso che pensiamo prima al necessario e poi a tutto il resto. Quindi per me il necessario saranno le tende, tappeti, appunto come dicevo, le bajour. Adesso vado a sciacquare un attimo tutte e due gli stracci, ma non mi ricordo più quale ho usato. E quindi non vedrete il video delle decorazioni autunnali per questo motivo. Sicuramente non faccio qualcosa magari perché lo fanno gli altri, non compro una cosa perché la comprano gli altri, ma cerco di innanzitutto limitare le spese per quanto riguarda questi online, pacchi, pacchetti, pacchettini, cose di questo genere, per appunto, anche perché secondo me quando si hanno finito, cioè quando i lavori sono finiti, che c'è dato il colore, vai a scegliere magari, che ne so, adesso faccio un esempio, un mese compri una lampada e una griglietta che metti nel bagno, l'altro mese compri quel tale bastone per le tende, il ferro battuto che magari ti piace, il prossimo mese compri un'altra cosa e vai
questo, perché avendo la casa così, la strutturazione non è finita, di qua non è fatto, di là non è fatto, lo trovo assurdo e privo, proprio privo di senso, andare a spendere soldi, se ne avessi magari, lo farei anche, ma siccome si fa i conti con uno stipendio appunto, e si cerca di non far mancare niente ai ragazzi, a me sinceramente di occupare la casa per l'autunno non me ne frega niente, anche se, le ripeto, un domani poi magari lo farò anch'io, ma una volta che avrò finito di acquistare tutto il necessario per casa nostra. Ok, dunque andiamo avanti. Io direi che posso fare ancora questa finestra qua. Ok, facciamo un attimo. Qua ci sono i ciabatte di James. Questi santeri lì di Giulia sono da buttare via, che si sono spaccati, non la fanno più. Dopo tutta l'estate direi, sono quelli che usava per casa, direi che ormai, ok, e poi fuori vabbè c'è un casino. Qui e quindi qua do giusto 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 un colpo lì, ma non veloce troppo, proprio così, prendendo giusto la cornice qua, acciugone, vai Nando, vai, vai, vai da Alaska, vai, vai a giocare un po' con Nando che è fuori, perché sennò nel mattino, se tengo dentro, vai Nando, se tengo dentro il cane, e tengo dentro il gatto, e tengo dentro tutti, io non faccio niente. Mattino i cani, i gatti vanno fuori, il gatto no, ma i cani vanno fuori, i cani, e poi c'è solo l'asta dentro per il momento, di notte, dentro. Gli altri sono fuori, nel senso che sono chiusi in garage, lasciamo Oz libero di guardia, perché uno di guardia ci vuole sempre, non tutti insieme, perché se li lasci tutti insieme domani mattina non hai più neanche un cane, perché se sono da soli non se ne vanno, ma se li lasci tutti insieme la banda, il gruppo fanno e se ne vanno, vanno in giro per le campagne, e siccome è vero che i cani sono assicurati, è vero che sono bravi, ma sono bravi ovviamente con noi e se ci siamo noi, se ti trovi un cane del genere che scappa a qualcuno, io se lo incontrassi, anche se i miei sono buoni, dolci e carucci, avrei un po' paura. Questi vetri qua, e adesso poi vedrò, cercherò su internet un sistema, quando hanno dato il trasparente ai mattoni, è schizzato tutto sui vetri, solo di qua in sala. Ci sono tutti quei puntini adesso, questi puntini qua, che non credo che li vedete dal video, ma pazienza, devo poi, credo che comunque con una spugna tipo dei piatti, si gratta, senza rigare il vetro, si dovrebbe fare, dico si dovrebbe perché devo vedere poi un attimo come farli venire puliti.
Comunque, neanche questo pezzettino è fatto. Adesso io mi passo l'aspirapolvere e via. Vado a dare ancora una scopata velocemente qui fuori. E poi sono già le 11:20, è tardissimo stamattina, devo però piegare un po' di roba, magari la piego un'oretta mentre i bambini guardano la TV dopo pranzo. Adesso vado a fare ancora questo e poi andrò a mettere sul pranzo, ragazzi. E anche questo per oggi è Allora, fatto. eccomi qua, sono venuta a stendere, come vedete c'è sia la porta finestra che la finestra aperta, quindi diciamo che aria ne gira. Non li metto fuori perché si riempiono di cimici e io le odio, poi te le trovi in mezzo ai vestiti, ma anche se dici lo scrolli che cade, quindi non pizzica, non fa nulla, però puzza. E quindi è un disastro. Ti macchia tutti i vestiti e li devi rilavare. Noi qui abbiamo questo periodo, non so se, questo problema. Non so se è la campagna, ma poi ci sono anche dalle altre parti perché non sono solo io qua. Comunque, sono venuta a stendere. Prima di stendere, qui ci sono i bambini. Uno guarda il telefono, l'altra guarda la TV, stanchi di asilo. Sono andata nell'orto a raccogliere delle patate che ho messo a bollire perché stasera le ho lavate bene e le ho messe in pentola a bollire con la buccia perché poi vado a sbucciarle e stasera mangiamo la purè fresca, non di busta perché qui la purè di busta me la tirano nella schiena. E Sergio i nuggets vegetariani e noi andremo a mangiare la carne. Oddio, ragazzi, sono stanca. Sono le 3:30 più o meno. E nulla, io direi che anche per oggi questo video può terminare qui. Non ho fatto tantissime cose stamattina perché avevo appunto da spostare le cose che ieri il piastrellista mi aveva tirato in mezzo. Comunque vi ho lasciato quello che sono riuscita a fare oggi. Nulla. Domani poi in pausa pranzo andremo a fare la spesa perché nel frigo è il deserto e domani mattina devo pulire il frigo. Gli ho detto a Sergio stasera di va a prendere due cose al Conad, quindi gli ho detto di prendermi l'aceto. Così io domani mattina mi pulisco il frigo, poi andiamo a fare la spesa e ho il frigo pulito per sistemare la roba. Nulla, direi quindi che anche per oggi, qui dalla campagna, che è uscito il sole, stamattina era bruttissimo il tempo, c'era addirittura la nebbia, direi che è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia e noi ci riaggiorniamo presto con un nuovo video. Grazie a tutti. Ciao ciao dalla campagna, a presto!